Allora, cominciamo. Allora, io sono Maura Cossutta, sono la presidente della Casa Internazionale, vi porto il saluto di tutte le associazioni della Casa Internazionale. Siamo molto contente di ospitare qui questo evento e siamo molto contente e credo che questo sia il posto giusto, questo lo dicevo a Livia, giustamente ricordiamo Neil De Jot qui alla casa, perché la casa è il luogo della storia delle lotte delle donne, la storia del movimento femminista, questo è un luogo simbolico e qui c'è la forza della genealogia femminile che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Quindi è giusto, credo, qui, proprio alla casa, ricordare Neil De Jot, che è stata una protagonista innanzitutto della storia del nostro paese, della Repubblica, è stata una protagonista del movimento delle donne, ma anche della sinistra, come dico sempre io, una femminista e una compagna. Ed è giusto, credo, ricordarla qui, ha fatto benissimo Livia, la Fondazione Jotti, tutte le compagne che hanno organizzato quella bellissima mostra, ricordarla a partire dall'articolo 3. E credo che l'articolo 3, quello fatto, voluto dalle nostre madri costituenti soprattutto, ma l'articolo 3 è l'articolo, credo, più bello della Costituzione, insieme all'articolo 11 e all'articolo 10. L'articolo 11 e l'articolo 10, quella che ripudia la guerra e quella che garantisce i diritti anche a chi richiede asilo. Perché appunto dove questa visione, dove ci deve essere pace, giustizia e libertà delle donne insieme. Quindi l'articolo 3 deve essere necessariamente legato a questi altri articoli, con questa visione del mondo, della società, di un'Europa non cittadella assediata che costruisce muri, ma appunto ponti, che costruisce una comunità solidale, aperta. E l'articolo 3 sull'uguaglianza, abbiamo discusso tanto nel movimento femminista su questo principio di uguaglianza e la cultura costituzionalista comunque ci affida un posizionamento molto lungimirante, perché è un'uguaglianza non formale ma sostanziale, non astratta ma basata sulla materialità delle vite e appunto non omologante, perché riconosce le diversità, come dicono le costituzionaliste, l'uguale libera diversità. E oggi questo articolo 3 è molto importante ricordarlo, perché non è attuato, non è assolutamente attuato. E io dico neppure l'articolo 11 e neppure l'articolo 10. Aumentano le disuguaglianze, tutte le disuguaglianze, quelle di genere ancora di più, è legittimata la guerra e continuano a morire nel Mediterraneo le nostre sorelle, i nostri fratelli migranti. Quindi oggi ripartiamo da qui, vogliamo ripartire da qui, il movimento femminista riparte da qui. L'importanza, e lì c'è scritto nell'articolo Telli, l'importanza del noi, dei legami sociali, delle relazioni contro l'atomizzazione di questa società che produce disuguaglianze, ma anche solitudine, alienazione, con un posizionamento intersezionale, perché le disuguaglianze sono interconnesse e le lotte sono trasversali. E per riprendere quindi la carica trasformativa, quella carica io direi proprio rivoluzionaria dell'articolo 3, perché oggi appunto questo è il compito, credo, del femminismo, di cambiare questa società. E quindi io voglio ringraziare certamente Neil De Jot, noi tutte dobbiamo essere a lei riconoscenti per il lavoro che ha fatto, per la sua capacità di iniziativa ma di pensiero, ma ringrazio Olivia Turco per tutto quello che sta facendo, grazie anche alla Fondazione Neil De Jot e ringrazio tutte le compagne che hanno voluto costruire questa bellissima mostra e quindi grazie a tutte le donne che come Neil De Jot non si arrendono. Buon lavoro. Allora, siamo noi che ringraziamo per questa mostra, siamo noi che ringraziamo perché vi racconterò brevemente di che si tratta, perché è ovviamente per una mostra costruita nelle Marche, dalle fotografe e dalla pittrice e dalle scultrici delle Marche in particolare, non solo, anche il rapporto con l'Accademia di Brera, oltre che con l'Accademia di Macerata, è ovviamente un bel riconoscimento, un grande privilegio venire in questo luogo storico delle donne. Quindi ringraziamo Maura per averci ospitato, ringraziamo Livia per il lavoro che ha sempre fatto, non solo
per le donne e nella fondazione, ma anche per questa particolare circostanza. Quando qualche anno fa si pensava di dover lavorare per ricordare il centenario non solo della IOTI, poi c'è stato il Covid, tutti noi sappiamo quel percorso faticoso e doloroso, io avevo pensato di poter offrire questa iniziativa diversa dal momento convegnistico, tanti momenti convegnistici importanti che ci sono stati, ed era quello di utilizzare la nostra specificità. Noi abbiamo un piccolo grande museo dedicato a una donna, una pittrice purtroppo che ha vissuto 50 anni in manicomio e che poi è morta, e le cui opere sarebbero, Noride Nobili, le cui opere sarebbero andate perdute se non ci fosse stato allora un sentire comune delle donne e delle istituzioni per salvarle. Questo piccolo grande museo però è un luogo di produzione, non ha solo la memoria, il gemellaggio con la casa di Alda Merini, per evidenti motivi, ma anche una produzione che resta costante, e noi su questo lavoriamo e abbiamo pensato che un modo bello di celebrare, ricordare, valorizzare, dare forza alla memoria di Nilde Iotti era quello di far raccontare o la sua immagine oppure anche i principi rappresentati dalle sue leggi da donne diverse del mondo dell'arte, principalmente fotografe, per un motivo anche semplice, che le opere si spostano con poco costo, no, perché conta anche questo purtroppo nella vita. Poi anche da una pittrice dell'Accademia di Brera, Maria Iannelli, e da una giovanissima scultrice dell'Accademia di Macerata, Aurora Carassai. Citerò poi evidentemente, perché vanno nominate, i nomi delle fotografe che abbiamo qui esposte, alcune sono qui presenti tra noi. L'idea era quella che loro fossero libere di esprimere, con a loro modo, questa rappresentanza o della Iotti oppure proprio dei principi delle sue leggi. Credo che il risultato sia stato molto positivo. Ringrazio fortemente Mary Marziali, grande presidente della Pari Opportunità delle Marche, poi sindaca del suo comune, una forza nel nostro territorio e anche una donna alla quale si può dare quel famoso testimone che noi siamo un po' più vecchie nella staffetta, troviamo difficoltà nel passare di mano in quest'ultimo periodo. Forse non sapremo scegliere bene o forse di là non troviamo le mani giuste. Invece devo dire, con tutta simpatia e con verità rivoluzionaria, che Mary è una mano giusta. Quindi ringrazio Mary per questa possibilità, abbiamo sempre lavorato bene insieme. E quindi velocemente ritengo di dover leggere, appunto, Maria Iannelli è la pittrice, Aurora Carassai la scultrice, che fa un nido, principio d'uguaglianza, un luogo di nascita, il nido è un luogo della nascita, un luogo dove si lasciano le idee, dove si lasciano i pensieri, dove inizia comunque il mondo. E poi le fotografe, Pia Bacchielli, Della Biele che è qui, Lucia Bonetti, Francesca Ceccarini che è qui, Patrizia Loconte, Marinella Mancinelli che è qui, Anna Mancini, Chiara Marinelli, Anna Mencaroni che è qui, Maria Loretta Pagnani che è qui, Letizia Palazzesi, Claudia Profeta, Alessia Rinaldi, Stefania Ronchini che è qui, Simona Senicato, Serenella Stefani che è qui e Susan Vici. Io credo che a loro vada, beh, una bella squadra di donne. Ringrazio quindi evidentemente anche Maura Cossutta che ci ospita. Sono molto contenta di questa presenza. Per noi, per loro, è un valore aggiunto poter essere qui e testimoniare con il loro lavoro una presenza che è storica nella città di Roma e soprattutto nella cultura e nella memoria delle donne. Grazie. Dai la parola a Mary Marziali. Mary Marziali. Sindaca di Monte Rubiano. Grazie, intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Condivido prima di tutto l'emozione di tornare alla Casa Internazionale delle Donne, che è un luogo simbolo molto importante, e per questo ringrazio Maura per la sua disponibilità, diciamo, ad ospitare questa nostra mostra. Questa nostra mostra che, come ha detto Silvana, parte un po', diciamo, dal territorio, quindi dalla provincia, da un piccolo comune come quello che rappresento, e di questo devo essere grata a Silvana, diciamo, perché è l'ideatrice
di aver messo insieme le artiste insieme ad amministrazioni, ad un'altra amministrazione comunale, proprio come un progetto, diciamo, culturale collettivo. E Livia per averci, diciamo, fatto da anello di congiunzione con la casa e per essere sempre, diciamo, un grande riferimento. Ecco, per una sindaca di un piccolo comune di 2000 anime, essere qui oggi e condividere, diciamo, questo spazio con delle donne molto autorevoli che sono delle guide per tutte le donne impegnate in politica e nelle istituzioni è un grande onore. E come è un grande onore ritrovare amiche e compagne come Marta, Cecilia, e mi permetto anche di salutare Sua Eccellenza passato prefetto di Fermo, che oggi mi viene a ritrovare a Roma, quindi in una sorta di sorellanza, diciamo, e di essere insieme nonostante le distanze. E quello che ci tengo a dire è che quando abbiamo costruito questo progetto abbiamo messo insieme le artiste e abbiamo ragionato su come poter valorizzare l'idea del principio di uguaglianza in un tempo in cui sappiamo bene essere il tema, diciamo, dei diritti molto spesso messo in discussione, rivisitato sempre, diciamo, in un'accezione purtroppo negativa, e come se, diciamo, no, si volesse svuotare quello che è il tema dei diritti. E quello dell'uguaglianza è certamente, diciamo, l'architrave di quello che è tutto, di quelle che sono poi tutte le declinazioni che vogliamo dare al termine dei diritti. E volevamo far sì che attraverso questo progetto che valorizzasse le capacità e i talenti delle artiste potessimo dare anche un'accezione non soltanto in una sorta di memoria collettiva e di memoria storica del concetto di uguaglianza e dell'impegno di Nilde Iotti sul tema dei diritti, ma anche una valorizzazione ponendolo sotto una luce di rilancio verso il futuro. E questo progetto culturale, collettivo, direi anche femminista, conduzione femminile, è stato un po' mettere insieme tutte le nostre, ognuno per il proprio ruolo, dalle artiste alle istituzioni, a tutta quella che è una sorta di filiera femminile e femminista, per poter valorizzare questo tema nella consapevolezza che è importante per le donne, è importante in un tempo come questo, ed è importante, oggi siamo, diciamo, all'indomani dell'8 marzo, ogni anno ci troviamo in prossimità di queste celebrazioni a dire quanto ancora manca dentro al percorso di emancipazione femminile. Ecco, permettetemi che dentro, diciamo, anche l'impegno di ciascuna, tante volte uno si stanca nel dire che stiamo, diciamo, sempre dentro a un'incompiuta dei diritti in cui abbiamo fatto molta strada, ma siamo ancora sempre diciamo lungo il percorso. Credo che l'attenzione su questo debba sempre rimanere accesa. Giorni fa rileggevo l'intervento, no, di Nilde nel momento dell'insediamento a Presidente della Camera, e diceva: per me questo ha un valore simbolico, cioè in realtà no, sono qui per tutte le altre donne, non sono soltanto per me stessa. Ecco, io intendo anche dentro a questo progetto e dentro a quello che è il ruolo che ognuna di noi, ognuno di noi ha all'interno, no, del contesto societario, del contesto politico, istituzionale, di poter essere, diciamo, no, le donne che aprono il varco alle altre donne. Penso che questo sia molto importante, e penso che farlo attraverso un viatico come può essere quello dell'arte sicuramente è anche uno strumento che ci permette, no, di allargare lo spazio culturale, perché come ci ricorda molto spesso la nostra segretaria nazionale, molte donne il soffitto di cristallo nemmeno riescono a vederlo. Ecco, chi è, diciamo, a ruoli politici, istituzionali, apicali, ha il dovere di fare un percorso che possa aiutare tutte le altre. Io sento su di me questa responsabilità nel mio piccolo, ma penso che sia un sentimento che attraversa tutte noi. E perché, come diceva Michela Murgia, se è per te stessa non è femminismo, e quindi noi, diciamo, siamo nel tracciato del femminismo, e penso che questo è un percorso collettivo che può soltanto, diciamo, rafforzarci e rafforzare tutte le donne. Grazie ancora per questa opportunità e grazie Livia. Grazie.
a nome delle tutte le volontarie della Fondazione Iotti vi ringrazio molto, ringrazio le nostre artiste marchigiane, che però sono coordinate da volontari della Fondazione, perché ci tengo a dire che sia Mary che Silvana sono parte del comitato aderenti della Fondazione Iotti. Come vedete non c'è qui con noi una donna a cui tenevamo moltissimo, la nostra segretaria Elis Line, che fino a ieri sera aveva confermato la sua partecipazione, che ci teneva molto ad esserci e che oggi mi ha detto che per un suo impedimento personale non può essere qui con noi. Noi le mandiamo un grandissimo abbraccio, un forte applauso, anche perché credo che abbiamo molto ammirato il lavoro che ha fatto, che sta facendo dappertutto. Come è vero che è giovane, ma ha un'energia straordinaria. È un'energia che va nella direzione, secondo me, assolutamente giusta, che è quella di connettere i luoghi più lontani dalla politica con la politica. E credo che in questo tutte noi che abbiamo a cuore la forza della democrazia, siamo qui per ragionare su Nilde Iotti, l'uguaglianza, e raccogliere una eredità. E quindi credo che tutte noi condividiamo molto la fatica di rendere forte e autorevole la nostra democrazia, e il modo per rendere forte e autorevole la nostra democrazia oggi è costruire quel rammendo tra la vita delle persone e le istituzioni della politica. E ringrazio, qui ci sono tante amiche, questa è stata l'occasione anche per rivedere tante persone che da tempo non vedevo, e quindi a proposito di sorellanza, anche queste occasioni sono importanti anche per questo. Saluto anche i pochi uomini che ci sono, ma sentitevi a vostro agio, perché il fatto che siete qui è perché ci abbiamo tenuto ad invitarvi, ci abbiamo tenuto alla vostra presenza e ci teniamo a condividere con voi la nostra riflessione. Mi aiuteranno nel parlare di Nilde Iotti, la battaglia per l'uguaglianza, l'eguaglianza oggi, delle autorevolissime amiche che sono qui, da Marta, Cecilia, Marta Buonafoni, Cecilia D'Elia, Sesa Amici, Maddalena Vianello, la nostra Valeria Fedeli e le amiche della Fondazione. Vi saluto molto, vi ringrazio molto per essere qui. E devo dire che l'idea di portare la mostra, una mostra fotografica che considero molto bella, ci sono dei ritratti, delle foto molto belle, su un modo molto originale di interpretare Nilde Iotti, di portarlo in un luogo importante come la Casa Internazionale, quindi grazie carissima Maura, lei è sempre una colonna, poterla portare in un luogo così importante è un fatto simbolico. Dimostra che questo è un luogo inclusivo e dimostra che è importante, e questo è ciò che ci siamo dati un po' come fondazione, raccogliere i semi e i granelli che si diffondono nel territorio e di valorizzarli. Noi cerchiamo di fare questo sforzo, e abbiamo costituito il comitato aderenti della fondazione, a cui partecipano persone che sono interessate. Perché vogliamo che questi nostri granelli, perché il nostro è un lavoro volontario fatto di granelli, si diffondano un po' in tutto il paese e raccolgano anche le cose importanti che si costruiscono sul territorio. E dunque ringrazio molto Mary e Silvana, il gruppo che lavora con voi, per averci consentito di portare qui un granello prezioso. Nilde Iotti e l'uguaglianza. Beh, io non chiederò aiuto a voi che siete qui
di integrare quanto dico, perché tra l'altro prevedendo l'intervento della segretaria del partito io avevo previsto il mio come un piccolissimo contributo, lasciando a lei la riflessione sul tema dell'eguaglianza oggi e anche la riflessione su Nilde Iotti. Quindi sono poche le cose che dirò e chiedo alle presenti di integrare l'intervento che farò. L'uguaglianza è sicuramente stato il filo conduttore che ha attraversato il pensiero, l'opera, ciao Anna, che ha attraversato la vita, l'opera, le battaglie di Nilde Iotti. E mi piace ricordare che noi come fondazione abbiamo sì fatto conoscere, valorizzato, approfondito la figura di Nilde Iotti, ma non l'abbiamo fatto solo pensando a lei. Abbiamo sempre posto la figura di Nilde Iotti all'interno di una coralità con le madri costituenti, con le altre donne importanti della storia della nostra Repubblica, penso a Tina Anselmi, come fondazione abbiamo dedicato iniziative a Tina Anselmi. Abbiamo collocato la figura di Nilde Iotti nelle battaglie collettive delle donne, perché credo che sarebbe stato farle torto considerarla una sorta di icona. No, noi la consideriamo come un'interprete significativa di una grande storia collettiva, perché lei si sentiva parte di questa storia collettiva. D'altra parte, qui vengo un po' nel racconto di Nilde, le sue vere interlocutrici politiche, qui ci sono persone come Bruna Pizzalis che è stata sua segretaria e quindi mi potrei smentire, ma le sue vere interlocutrici politiche sono state le sue amiche di Reggio Emilia. Quadri di Nilde è rimasta indifferente. Allora io le ho chiesto, ma tu sai chi è? E ho capito che lei non sapeva bene chi era. Allora capisci, Livia, che qui c'è un problema? C'è un problema, bisogna far conoscere Nilde alle giovani. E queste sono la tempra delle amiche di Nilde Iotti, tuttora molto, molto molto attive. Questo per dire che innanzitutto Nilde Iotti ha avuto un legame sempre profondissimo con la sua Reggio Emilia e che nella sua vita lei ha conosciuto il valore dell'eguaglianza, perché la sua vita è stata la vita di un papà che era ferroviere, della mamma che era casalinga, e il papà ferroviere che era ferventemente antifascista, e ricordo che Nilde a noi giovani compagne, noi eravamo l'ultima generazione che lei ha vissuto in Parlamento, perché poi ci ha lasciate, e ci chiamava le giovani compagne. E quando ci incontrava, qui ci possono essere delle persone che testimoniano, quando ci incontrava in transatlantico oppure andavamo a trovarla, il primo esame era sull'abito, perché la parlamentare doveva avere un abito a posto. E io capivo che non sempre avevo l'abito a posto dal fatto che lei diceva: ah Livia, stavolta il tailleur è perfetto. Quindi ne deducevo che c'erano delle volte in cui il tailleur non era perfetto.
Non racconto le discussioni tra lei e Angela Bottari, la carissima Angela che ci ha lasciato, che è entrata la generazione femminista che andava alla, osava andare alla Camera anche con le gonne fiorite, e su questo c'era una dialettica tra le due nel merito del quale non entro, anche se la dialettica ci fu, però su un tema cruciale come quello della lotta contro la violenza sessuale. E quando ci incontrava, Nilde ci raccontava di questo suo papà, del papà Egidio, e in particolare due frasi di questo papà Egidio. La prima era: meglio i preti dei fascisti, quindi tu frequenti la scuola cattolica. E Nilde ha frequentato le scuole cattoliche, fino a scegliere poi di frequentare la, l'Università Cattolica di Milano. E l'altra frase che il padre le diceva sempre era: studia Nilde, studia, perché loro, i borghesi, quelli che governano, loro sanno. Dunque per governare bisogna sapere. E poi lei ci interrogava sempre, non soltanto sugli abiti a posto, ma se avevamo, ci stavamo facendo una giusta competenza. La sua intervista in cui lei ribadisce che i parlamentari devono studiare e farsi una competenza. E queste due frasi che lei ci diceva sono significative di quella che è stata la sua vita. È una vita che si è misurata appunto col principio dell'uguaglianza. Quindi uguaglianza per Nilde significò perdere presto il papà Egidio, perché poi fu licenziato dalle ferrovie in quanto antifascista. Morì giovane e poi lei, in quanto figlia del ferroviere antifascista morto, poté utilizzare una borsa di studio e con questa borsa di studio scelse la Cattolica di Milano. Nella Cattolica di Milano trovò alcune figure che furono per lei riferimenti fino alla fine, come padre Dossetti, che lei chiamò sempre professor Dossetti, perché per la profonda stima. E ricordo anche che una delle ultime iniziative di Nilde Iotti fu andare a trovare padre Dossetti all'abbazia di Monteveglio per fare la battaglia per difendere la Costituzione. E la sua vita è dunque fortemente segnata, ecco, dalla, dall'esperienza dell'uguaglianza. La sua vita e la sua di Nilde Iotti io credo sempre che vada molto studiata la sua formazione. Per questo consiglio vivamente la lettura del libro Nilde Iotti, una storia politica femminile, scritto da Luisa Lama, che non soltanto è la sua prima vera biografia, ma perché insiste molto sugli anni della formazione di Nilde. E gli anni della formazione sono importanti perché spiegano molto della sua personalità. Nilde Iotti, prima di scegliere nettamente il partito con cui condividerà tutta la sua vita, ha ascoltato molte voci. Ha ascoltato le voci della sua insegnante, che era dirigente dell'Azione Cattolica, ha ascoltato le voci del socialismo prampoliniano, che era molto forte a Reggio Emilia, ha ascoltato la voce del professor Dossetti, ha ascoltato la voce delle donne, perché lei si iscrisse subito ai gruppi di difesa delle donne, e ebbe grande ammirazione per quel partito organizzato in modo clandestino che durante il fascismo aveva realizzato una struttura clandestina e vedeva molti di quei giovani della sua città mettere a repentaglio la loro vita per difendere, per combattere contro il fascismo. E quei giovani appartenevano a un partito che si chiamava Partito Comunista Italiano. Ma Nilde Iotti scelse definitivamente il Partito Comunista
dopo aver ascoltato, come dice lei, riportato nel libro di Luisa Lama, correggimi Graziella se faccio degli errori, perché la nostra Graziella Falcone ha studiato tutti i testi, lei un giorno sentì, dice, la voce gracchiante di come si chiamava Togliatti, di Ercole, sentì la voce gracchiante di Ercole a Radio Londra, Ercoli a Radio Londra, il quale annunciò la svolta di Salerno e annunciò il progetto della democrazia progressiva. Di fronte a questa proposta politica di visione di nuova idea di partito comunista, lei scelse quel partito. Cioè Nilde Deiotti, per fare una scelta politica, ha ascoltato molte voci e ha avuto bisogno non soltanto del no al fascismo, ma di una proposta politica di rinascita del nostro paese, la proposta politica della democrazia progressiva. Nilde Deiotti è stata, come voi sapete, componente della commissione dei cinque nell'Assemblea Costituente lì un suo primo intervento molto netto fu a favore della parità salariale contro coloro, perché ci fu un ampio dibattito, che ritenevano che in qualche modo fosse una fuga in avanti parlare di parità salariale. L'intervento netto di questa donna, di questa giovane donna, aveva 26 anni, che ribadisce con poche parole quanto fosse fuori discussione parlare di parità salariale. E poi, come sapete, Nilde Deiotti ha affermato il principio dell'uguaglianza occupandosi della famiglia. Lei fu relatrice sul tema della famiglia e devo dire che su questo aspetto sicuramente fu fortemente lungimirante e credo che abbia saputo unire in modo straordinario la capacità, la fermezza nei principi e la capacità di dialogo e di ascolto. Nilde Deiotti ha sempre sostenuto che l'Assemblea Costituente sia stata la sua più grande scuola politica e effettivamente, studiando i materiali che ci siamo dedicati insieme ad altre per far conoscere queste madri costituenti a lungo, molto a lungo, taciute, e quello che colpisce è sicuramente questo sforzo di dialogo e di reciproca comprensione che si misura, che si vede proprio anche nel cesello sulla parola. Importante missione familiare, cioè il lavoro, bisogna conciliare il lavoro professionale, il lavoro nel mercato, con l'importante missione familiare. Interviene Deiotti, non è necessario dire missione familiare. Si pervenne poi alla definizione essenziale funzione familiare, che è forse oggi la parte della Costituzione che noi sentiamo più desueta. Però ecco il cesello sulla parola, frutto di una fortissima capacità di dialogo. E lei su un tema delicato come la famiglia, perché si misuravano culture politiche molto diverse, la cultura cattolica, democristiana, la cultura di sinistra, laica, e quindi erano visioni diverse. Però lo sforzo era quello di costruire appunto una intesa, una sintesi, perché la carta costituzionale doveva essere l'intelaiatura di valori che costituiva in qualche modo l'identità del nostro paese. E le donne costituenti su questo sono state bravissime. Quindi il principio di uguaglianza, Nilde Deiotti lo ha espresso mirabilmente nel lavoro sulla famiglia, in sede di Assemblea Costituente, dove lei in particolare si batté per il riconoscimento non soltanto dell'eguaglianza
morale e giuridica tra i coniugi, non soltanto della eguale responsabilità di padre e madre nei confronti dei figli, ma si batté per il pieno riconoscimento di tutti i figli, quelli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio. Questo fu veramente una sua tenace battaglia, su cui ebbe anche un pensiero anticipatore e fece in sede di Assemblea Costituente una battaglia tenace. In Assemblea Costituente le nostre, come ben sapete, Nilde Iotti insieme a tutte le 21 si sono battute perché l'articolo 3 avesse quelle famose frasi: eguaglianza di fatto e superamento della discriminazione di sesso, che per chi è stato legislatore dopo sa il valore che hanno avuto quelle espressioni in Costituzione per poter fare le leggi di riforma. Il principio di eguaglianza Nilde Iotti poi lo ha tradotto negli anni successivi nelle battaglie che ha fatto, è stata responsabile femminile del Partito Comunista Italiano, è stata dirigente dell'UDI e quindi è stata protagonista delle grandi riforme, in particolare ha avuto un ruolo poi molto importante sul piano della direzione politica nella vicenda del divorzio. Fu tra quelle che suggerirono l'elaborazione di una concezione della famiglia basata sulla forza dei sentimenti, e chi ha fatto la campagna elettorale nel 1974 sul divorzio ricorda quanto fu importante, a parte le discussioni tra donne e uomini, gli uomini dicevano rischiamo, le donne dicevano non si rischia, a parte questa discussione, ma quanto fu importante che il Partito Comunista avesse fatto quella campagna elettorale sul divorzio parlando di nuovo modo di essere della famiglia, parlando della famiglia basata sui sentimenti. Io ricorderò sempre la prima volta che avevo visto da lontano Nilde Iotti, era al comizio di Piazza San Carlo a Torino a conclusione della campagna elettorale sul divorzio, e fece una mirabile lezione sulla famiglia. Questo si tradurrà poi nella battaglia tenace per la riforma del diritto di famiglia, certo non solo lei, Marisa Rodano, Giglia Tedesco, insomma erano gioco di squadra. Ho detto già prima che noi non sarebbe fare un torto a Nilde se la estrapolassimo dalla relazione con le altre compagne. Marisa Rodano, Giglia Tedesco avevano un rapporto intensissimo, ma poi con l'insieme delle donne comuniste, delle donne dell'UDI, nel dialogo con le donne cattoliche, con le donne socialiste, perché quella formazione di Nilde le ha dato poi questa caratteristica di essere una donna di dialogo, che è ciò che le è stato poi riconosciuto soprattutto nella sua funzione istituzionale. Ma nelle sue battaglie per le donne, io voglio ricordare cioè in genere si ricordano quelle più importanti, divorzio e diritto di famiglia, ma io voglio ricordare anche la battaglia per la pensione alle casalinghe, che fece con grande determinazione in quanto responsabile femminile, insieme a Ludi, insieme alle altre. Immaginate sempre una coralità, perché quella storia è una storia di grande coralità. E lei non si è sottratta alla coralità pur avendo una sua autorevolezza, non si è mai sottratta, anzi l'ha intensamente coltivata, perché ovunque la chiamava lei ci andava, perché questo era il modo di intendere la militanza politica. Così come la battaglia per il superamento del coefficiente Sampieri in agricoltura, cosa che sembra in genere non si nomina tra le grandi riforme. Ma superare il principio per cui in agricoltura, dove lavoravano moltissime donne, il salario riconosciuto fosse pari al 60% di quello degli uomini, superare, e questa battaglia la si vinse nel 64, fu un traguardo importante. Non si nominano, ma è un traguardo importante. Così come si impegnò molto un aspetto meno noto di Nilde, però lei fece parte anche della commissione istruzione,
si batté molto e seguì molto le vicende degli studenti, seguì le vicende del 68 si batté molto per il diritto allo studio, l'importanza della scuola, la qualità della scuola pubblica. E poi tutte le altre battaglie che sono state fatte nel corso del tempo hanno avuto come filo conduttore questo del principio di uguaglianza, e lei d'altra parte, da Presidente della Camera, questo principio di uguaglianza lo ha fatto vivere attraverso, animando un forte dialogo tra le forze politiche. Lo ha fatto vivere sostenendo sempre le battaglie delle donne, perché pur con le sue idee, intendiamoci, le sue idee, non è che... E c'era dialettica in quella coralità. Però lei è sempre stata fortemente dalla parte delle donne e fortemente dalla parte del principio di uguaglianza per il superamento delle discriminazioni. Se mi consentite, per concludere, io vorrei ricordare una battaglia particolare di cui credo che poche... perché non è una di quelle battaglie che in genere non si nominano, ed è la prima volta in cui si introdusse in una legge il principio della norma antidiscriminatoria. Esattamente seduta del 24 marzo 1993 sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, la legge 25 marzo 1983, attualmente in vigore. Per contestualizzare, ricordo che in quegli anni si stava, erano gli anni in cui il femminismo non era più il femminismo dei movimenti in piazza, era il movimento carsico. Ma il femminismo aveva cambiato profondamente la coscienza e la consapevolezza delle donne. E sono gli anni in cui il femminismo entrò nelle istituzioni. Entrò nelle istituzioni, e qui voglio ricordare il merito che ebbero due donne socialiste come Alma Capiello ed Elena Marinucci nel chiedere che fosse istituita la commissione parità e pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Proposta che poi divenne proposta di legge approvata dal Parlamento. E insomma il tema che c'era in quegli anni era il tema del quanto quella coscienza delle donne pesava nella politica e riusciva a innovare la politica. Anche perché quegli anni, gli anni 80 in particolare, gli anni del neoliberismo, furono gli anni in cui le donne vissero uno scarto grande tra la propria coscienza e la propria condizione. C'era un alto tasso di disoccupazione femminile, di disoccupazione intellettuale, c'era un attacco furibondo allo Stato sociale, gli anni di Margaret Thatcher e gli anni in cui Simone de Beauvoir scrisse un libro Torna a casa donna, per dire il clima culturale. E in quel clima culturale lo sforzo che facemmo fu quello di far pesare il potere e la forza delle donne. E le donne comuniste ebbero il privilegio di avere come segretario del partito un uomo come Enrico Berlinguer, che questo lo aveva capito. Tant'è che le donne comuniste attivarono un'esperienza che credo sarebbe da riprendere oggi a proposito di forza femminile e legame con la società. Costruirono il gruppo interparlamentare delle donne elette nelle liste del PC, perché in quelle liste non c'erano solo le donne comuniste, ma c'erano donne che avevano storie molto diverse, dal mondo cattolico al mondo del femminismo, un nome per tutti, persona che mi è stata sempre molto cara, Tullia Todros, Mariella Gramaglia, Mariella in particolare, e che erano proprio quegli anni. E noi avevamo avviato l'esperienza della Carta delle Donne, e con quello slogan, dalle donne, la forza delle donne, senza quote, portammo in Parlamento il 30% di donne. Ma
che cosa vedemmo una volta arrivati in Parlamento? Vedemmo un grande squilibrio tra una parte del Parlamento che era giovane colorato, per usare un'espressione che circolava, e un'altra parte che era invece piuttosto grigia, pur essendoci donne autorevolissime, e ricorderò sempre la loro generosità, ricorderò sempre indimenticabile il sorriso di Tina Anselmi, di Maria Eletta Martini, di Rosa Iervolino, che vennero da noi più giovani a dire: ma come avete fatto ad essere così tante in Parlamento? Brave! Ecco, quella, o Elena Marinucci, che venne addirittura alla conferenza stampa che facemmo per darci il suo sostegno. Questi episodi ci fecero capire che noi non potevamo semplicemente essere orgogliose di essere tante, ma che per incidere bisognava che qualcosa cambiasse nel sistema politico, che qualcosa cambiasse nei partiti, che quello che noi eravamo riusciti a fare grazie a una lunga storia, cioè di avere un potere contrattuale e tante donne nelle istituzioni, diventasse la norma. E per fare questo era necessario introdurre, come avveniva negli altri paesi europei, quindi non stavamo inventando nulla, introdurre le cosiddette norme antidiscriminatorie. Concordammo con le donne democristiane e le donne socialiste di provarci in questa legge sulla riforma sulla elezione diretta dei sindaci, e introducemmo una norma che dice: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può di norma essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. Una blanda norma antidiscriminatoria, cioè dicevamo che le liste dovevano essere formate almeno 1/3 da donne, ecco, quindi non era... E ci fu un accordo, e salvo trovarci un emendamento soppressivo presentato da una donna autorevolissima che era Emma Bonino, da cui nacque tutto un dibattito che poi lasciò il segno: norme di tutela, norme panda. Nilde Iotti era presidente della Camera, quindi sicuramente non aveva bisogno di norme di tutela o di... In quel dibattito, che sentivamo potesse essere difficile, che quindi quell'emendamento potesse trovare orecchi soprattutto nella componente maschile, chiedemmo a Nilde di intervenire, e lei intervenne da Presidente della Camera, e un intervento breve, ma un intervento di quelli che non si dimenticano e che io cito perché penso che non debba essere dimenticato. Se andate sul sito della Fondazione trovate questo libretto Nilde, parole e scritti, dove è riportato anche questo intervento. E lo sintetizzo così, mi sembra ancora di ricordarlo, immagino anche voi, insomma, alcune di voi che siete qui. Cara Emma, sbagli. Quella che si sta discutendo non è una norma di tutela, ma è una norma di garanzia. E c'è una grande differenza tra la tutela e la garanzia, perché, dice Nilde, la garanzia è una previsione che in un regime democratico è posta a presidio della libertà ed uguaglianza dei cittadini. La garanzia è una previsione che in un regime democratico è posta a presidio della libertà ed uguaglianza dei cittadini. E concluse il dibattito. Ovviamente quella parola così autorevole e quella distinzione così chiara, a proposito di uguaglianza, tra norma di tutela e norma di garanzia, fece sì che la norma fosse approvata. La norma fu approvata, ma poi fu impugnata dalla sentenza della Corte Costituzionale, perché non conforme con la vecchia dizione dell'articolo 51 della Costituzione. Nacque da quella vicenda, purtroppo poco ricordata, ma secondo me andrebbe ricordata perché inizia da lì, nacque un dibattito tra costituzionalisti, tra associazioni di donne, nella commissione della Presidenza del Consiglio delle Pari Opportunità, che fece, avanzò delle proposte. Nel frattempo aveva vinto l'Ulivo, Anna Finocchiaro era presidente della commissione
del Ministero delle Pari Opportunità, e anche lei lavorò su questo, si lavorò per modificare l'articolo 51 della Costituzione, anche in forza delle indicazioni che erano venute dall'Unione Europea, che l'articolo 21 della Carta Europea dei Diritti Umani Fondamentali dice precisamente che devono essere previste delle norme di sostegno della partecipazione politica. Adesso non ho la dizione esatta. E questa riforma costituzionale che modifica l'articolo 51 ebbe un percorso piuttosto impegnativo e diventò appunto legge costituzionale il 30 maggio del 2003, la legge costituzionale numero 1, 30 maggio 2003. Ministra delle Pari Opportunità era la Stefania Prestigiacomo. Mi piace ricordarlo perché dimostra il senso di una trasversalità femminile che in quegli anni, anche difficili, perché a un certo punto diventarono difficili, con il berlusconismo diventarono molto difficili, diventarono molto difficile la trasversalità femminile, però si arrivò appunto alla modifica dell'articolo 51, da cui sono poi derivate tutte le leggi che prevedono le cosiddette norme antidiscriminatorie. Credo che questo, ho voluto soffermarmi su questo, perché io lo considero uno degli atti più significativi a proposito di uguaglianza fatti da Nilde Iotti, perché da Presidente della Camera, per sostenere la battaglia delle sue compagne, prendere la parola su un tema come questo, significò che lei davvero credeva nel valore dell'uguaglianza e che lei davvero credeva poi nel sostegno alle donne. E quindi, consentitemi, mi sono un po' dilungata perché mi sembra giusto ricordarlo e raccontarlo. Nilde Iotti poi visse il principio dell'uguaglianza anche in un'altra battaglia di cui le siamo sempre grate, quel giorno che fu con noi, il 9 aprile del 1990, che fu con noi in Piazza del Pantheon quando lanciammo la proposta di legge di iniziativa popolare Le donne cambiano i tempi, perché a proposito di uguaglianza, quale grande diseguaglianza tra il carico del lavoro di cura, il lavoro familiare e il lavoro nel mercato, sono i temi dell'oggi. E quando noi lanciamo la questione Le donne cambiano i tempi, trovammo parecchi borbottii. Devo dire che Felice Mortillaro, che allora dirigeva la Federmeccanica, scrisse sull'Unità un articolo dicendo che le donne comuniste erano impazzite, volevano la riduzione dell'orario di lavoro, volevano le cose assolutamente strampalate, e questo accese qualche dibattito. Comunque, Nilde fu con noi sul palco, pur essendo Presidente della Camera, e che avrebbe dovuto ricevere la proposta di legge di iniziativa popolare, fu con noi sul palco e fece un discorso, anche questo l'ho trovato in questo libretto, sui tempi di vita e i tempi di lavoro. Quindi lei il principio di uguaglianza lo ebbe molto forte, e lo ebbe anche con spirito innovativo, e lo ebbe non soltanto guardando al nostro paese, perché un aspetto poco conosciuto di Nilde Iotti, che andrà che è necessario studiare, noi abbiamo come Fondazione Iotti utilizzato il centenario per approfondire tutti questi aspetti. Nilde Iotti è stata una costruttrice dell'Europa, è stata una costruttrice dell'Unione Europea, è stata costruttrice di un Parlamento europeo eletto dai cittadini, e anche nella sua attività di parlamentare ha sempre avuto presente la costruzione, il dialogo tra i vari paesi europei e la necessità di avere una costituzione, di avere un Parlamento che riflettesse il più possibile la dimensione europea. E poi Nilde Iotti, come sapete, fu una grande riformista in materia di riforme istituzionali, sempre animata dal principio di uguaglianza, e fu animatrice di proposte di riforme costituzionali, riforme che poi purtroppo non hanno trovato la loro attuazione,
Alcune sì, i famosi decreti che regolano il lavoro della Camera, ma le riforme costituzionali sono ancora in gran parte da realizzare, ma lei si spese fino all'ultimo. Un suo ultimo intervento fu proprio dedito a questi temi. Quindi vedete, un principio di uguaglianza in Nilde Iotti che ha saputo incarnarsi in battaglie concrete come la parità salariale, il coefficiente Serpieri, e avere uno sguardo ampio come le riforme istituzionali, l'Europa e quelle che allora sembravano proposte un po' strampalate, come quella di introdurre le quote e le norme antidiscriminatorie. Lei, che certo con la sua autorevolezza poteva tranquillamente fare a meno di intervenire su questo tema. Consentitemi, io questo lo considero una delle cose più significative, pur nella sua, nel suo dettaglio, del suo impegno per realizzare il principio dell'uguaglianza, anche perché i grandi progetti e le coerenze a volte si trovano nei dettagli. E questo del intervenire per dire c'è una differenza tra la norma di tutela e la norma di garanzia, lo considero uno dei punti su cui si misura la forza e l'intelligenza di quella donna che insieme a tante altre è stata per noi una grande madre, e noi la consideriamo tale e ci spendiamo per considerarla tale. È inutile dire che la questione dell'uguaglianza è tuttora aperta, ma su questo lascio a voi la parola per riempire ciò che ho detto. Sull'uguaglianza oggi, dai Cecilia, Sesa. Mi scuso, prima ho dimenticato una cosa, ci tengo però a ufficializzarla qua. Ho parlato prima dell'apertura di questa nostra giornata con la pittrice Maria Iannelli e abbiamo ritenuto gradevole, giusto e opportuno che il ritratto di Nilde che ha l'apertura della mostra resti a Roma e vada appunto regalato, offerto alla Fondazione, perché quando ci sarà la nuova sede possa arricchire la Fondazione con appunto questo ritratto, che è un bel prodotto di un'attrice di Brera. Grazie. Però c'è il tempo per degli interventi, io credo che sia utile. Io mi sono fermata a Nilde Iotti a riflettere su Nilde Iotti, sul principio di uguaglianza oggi, quindi vi invito a prendere la parola. Cecilia, dai. Chiamato all'appello. Allora, io ero venuta ad ascoltare Lidia, Silvana, Mary e la segretaria Maura, e adesso prendo la parola. E, no, vabbè, intanto ringrazio tutte voi, le masche, per averci regalato questa mostra, la casa che avevo ospitata, e Lidia per averci fatto questa lezione. E è chiaro che il principio di uguaglianza oggi arriva molto, come dire, ferito da anni in cui l'uguaglianza è stata una cosa proprio che non andava più di moda, che le politiche non erano fatte per l'uguaglianza, che il tema era affermarsi, che il tema era l'individuo, le sue capacità, no? di esserci e di farcela. E io penso che in questo il Covid sia stato un momento di svolta, almeno io mi illudo, se volete, o spero, o continuo a pensare che noi non possiamo non guardare a questa esperienza come una cosa che ha cambiato anche un po' la politica, le culture politiche e le politiche, perché l'Europa ha fatto Next Generation EU e altre cose, cioè non è. Però sull'uguaglianza è un campo di conflitti. E la cosa che voglio dire, non solo che ci sono grandi disparità oggi di genere e disuguaglianze di genere, ma il tema è anche, e quindi le cose che sappiamo, il paese dove lavorano il più basso tasso di occupazione, la non condivisione del lavoro di cura, una discriminazione nell'uso del tempo fortissima, e quindi tutte le cose. Però c'è un tema che riguarda l'uguaglianza
tra le donne e le donne, perché ogni volta che il riferimento è come voi, come la Fondazione Iotti lavora su Nilde Iotti, cioè alle altre, no? E come lei dice in quel discorso incredibile che io ho messo in un libro per bambine e bambini, e guardate, colpisce tantissimo proprio il fatto che lei si sente, non è lei che arriva, lei che ha fatto parte di quel movimento, è una cosa, no? Cioè, non mi ricordo le parole esatte, però che si sente in qualche modo, lei è una privilegiata per essere stata in questa... io penso che la differenza tra noi e la destra e le donne della destra è esattamente questa, cioè non una ma no, le altre, che non significa livellarsi, ma significa fare cose per tutte, ma significa avere in testa il principio di uguaglianza nella differenza, no? E quindi il fatto che le politiche sono politiche che aprono, e questo, come quello che hai raccontato sul principio di non discriminazione, che è l'altra cosa che le donne di destra attaccano fortemente nel loro rivendicare, che non sono arrivate lì grazie agli strapuntini delle quote, e questa secondo me è la vera battaglia anche, cioè, che con chiarezza bisogna fare, cioè, no, sui soffitti di cristallo, no, che non bastano rompere quei soffitti di cristallo se non aprono porte, cioè, che... Quindi io penso che quel principio di uguaglianza sia molto, sia ancora la cosa potente e la cosa che distingue noi e la destra. Però è proprio tutto da ricostruire, perché io penso, persino la nostra credibilità su quel principio, perché in qualche modo la crescita delle soggettività e anche in qualche modo ci ha molto portato anche a... Siamo stati subalterni a una cultura dell'individualismo e non abbiamo saputo coniugare la ricchezza individuale con una nuova idea di uguaglianza. E invece io credo che oggi potentemente il tema delle disuguaglianze, della povertà e della differenza nella distribuzione della ricchezza e nel potere, non solo tra uomini e donne ma nella società, sia proprio l'urgenza del momento. È quello che, appunto, io sono molto d'accordo con le parole che ha usato Perelli, a partire dal salario minimo, ma dalla lotta per la sanità, dai congedi paritari, sono proprio le cose che continuamente la segretaria mette al primo posto nella nostra agenda. Grazie. Anch'io ringrazio sia Livia, la sindaca, Silvana, che da tanto tempo che non ci vedevamo, e Marta per questa opportunità. Il tema, da come ce l'ha descritto Livia, richiederebbe momenti di approfondimento notevoli, perché la figura di Nilde Iotti non si esaurisce semplicemente nel principio dell'eguaglianza, ma anche un modus con cui ha vissuto il rapporto tra politica e istituzioni, quindi è qualcosa ancora di più profondo, che sarà occasione per un'altra questione. Io volevo solo soffermarmi su un aspetto. Il tema dell'eguaglianza, si è affermato sì, a partire dalla Costituente, a partire dall'articolo 3, dove in genere la... non lo so... non era acceso, scusate, ma non era acceso. No, dicevo, il tema dell'eguaglianza è stato uno di quei temi che ha contribuito nella discussione sin dalla Costituente, ma soprattutto anche in alcuni interessantissimi interventi che si possono rivedere con le stampe anastatiche di quella discussione. E a me colpì molto, perché lo utilizzai negli anni di esperienza in Parlamento, l'intervento della giovane Teresa Mattei, perché quell'intervento veniva dopo, come dire, un intervento poderoso di un noto avvocato dell'allora Democrazia Cristiana, che aveva fatto un intervento lunghissimo, come in quei tempi ancora non c'erano i regolamenti Iotti né tantomeno le tagliole di Luciano Violante, quindi si parlava per ore e ore di questa discussione. Interviene questa giovane parlamentare e dice: ma guardate, io non vi ruberò molto tempo, perché sono abituata, come dire, non solo alla concretezza, ma perché il mio stare qui è il rapporto alle persone che stanno fuori, che io devo, come dire, in qualche modo dare conto.
E nello spiegare il di fatto, il famoso aggettivo di fatto, lo legava esattamente a questo elemento della concretezza. Guardate che è straordinario, perché in quel momento le istituzioni parlamentari, in cui c'erano, come dire, ancora le divisioni nate, come dire, dentro una congerie particolare, rappresentavano però il vissuto sociale, quindi per noi, per quel tipo di sinistra, quindi anche di Nilda, ma non solo di Nilda, di tutte le altre, l'eguaglianza non era mai un'eguaglianza formale, era un'eguaglianza sostanziale e determinata dai rapporti sociali. Ecco, io credo che noi negli anni abbiamo avuto un momento, come dire, di sbandamento o comunque di un abbassamento della cultura politica istituzionale, in cui anche le battaglie per l'equilibrio della rappresentanza, le norme antidiscriminatorie sono state spesso avvertite proprio perché non c'era il contesto della politica, come strumenti che riguardavano poche. E questo ce lo siamo portato soprattutto quando abbiamo fatto, come dire, le discriminazioni dopo la famosa legge costituzionale, la numero 40, che introdusse per le regioni, che era a seguito della legge regionale della Campania, che ammise la cosiddetta doppia preferenza, che fu una sentenza molto importante, perché anche in quel caso testimoniò quanto la giurisprudenza era più avanti del contesto politico e dei soggetti che tendevano a occupare i ruoli delle istituzioni in qualche modo negando persino la realtà del fatto di essere uomini e donne. Noi utilizzammo quella sentenza per fare la doppia preferenza nei comuni, poi per portarla nei consigli, anche nell'elezione del Parlamento europeo. Però dovremmo fare anche un bilancio di come è stata utilizzata la doppia preferenza. Lo dobbiamo fare proprio in nome di quell'elemento della eguaglianza non formale, ma sostanziale. E guardate, io credo che questo è legato esattamente alla fragilità della democrazia di oggi. Perché la questione dell'ineguaglianza è tra chi ha, chi ci riesce e chi sta più in basso, ma non sente e non avverte nessuno che rappresenti questo stare al di sotto. Ecco, io credo che questo implica che l'eguaglianza è esattamente un principio democratico, ma se vuole dare alla democrazia anche lì un elemento di sostanzialità, ne deve assumere le fragilità per superarle. E lo dico perché in questi giorni mi sto occupando per un cosa che, come dire, un po' di amore per la politica, del famoso piano casa di Amintore Fanfani. Il relatore di minoranza si chiamava Di Vittorio. Beh, rileggere quella relazione di minoranza sul problema che non era il piano casa, ma erano norme a favore della disoccupazione. E si apre un dibattito in cui c'è la patrimoniale, c'è di tutto. E però lì tu capivi che chi stava nelle istituzioni non era mai il portato di se stesso, ma era il portato di un progetto politico. E se noi non riprendiamo questo tema dell'eguaglianza per le donne, il rischio per la democrazia sarà sempre peggiore. Io provo a dire due parole rispetto alle tante cose che sono state messe a sistema questa sera. Intanto un grandissimo ringraziamento, per questo nuovo progetto, un ringraziamento alla Fondazione Nilde Iotti e a Livia per
essere sempre così propulsive ed incarnare sempre delle battaglie così importanti e anche, devo dire, con questa costanza. Un grazie alla casa, un grazie a tutte per essere insieme questa sera. Scusate, sono un po' laterale, ma la posizione non è proprio facilissima. Parto da alcune considerazioni sparse, una che veniva ricordata nell'arco, diciamo, della discussione di questa sera. Non era il centro, ma invece è stato il centro per molto tempo, anche con grande gratitudine, credo, da parte di tutte, della Fondazione Iotti, non solo della Fondazione, ma la Fondazione ne ha fatto un grandissimo centro delle proprie attività e anche di Livia Turco. Noi siamo, diciamo, immerse in una genealogia di donne. Poco fa si ricordavano le madri costituenti e io ogni volta che si ricordano le madri costituenti penso che io faccio parte di quella generazione che ha imparato a nominare le madri costituenti, perché quando io ho cominciato a studiare, di madri costituenti nei libri di storia non venivano neanche menzionate. E facciamo parte di una genealogia in cui il ruolo di tutte queste donne dentro la Resistenza, dentro la costruzione dell'Italia democratica e antifascista, è stata riportata allo scoperto, è diventata memoria della storia delle donne, ma è diventata anche memoria collettiva, tanto che oggi, diciamo, di madri costituenti non parliamo in poche, ma, diciamo, sono nomi, parole che abbiamo tutti e tutte, soprattutto tutte, un po' anche tutti, imparato ad utilizzare all'interno del nostro linguaggio. E come sappiamo, siccome il linguaggio è lo strumento attraverso il quale scolpiamo la realtà, ed è una delle ragioni per cui tanto insistiamo e abbiamo insistito e continuiamo a insistere sull'utilizzo e sulla declinazione del linguaggio di genere, è un segno estremamente, estremamente importante. Io infatti di questo vi ringrazio molto. All'interno di questo percorso, all'interno delle genealogie, io credo, a partire dal discorso di Nilde Iotti che veniva richiamato inizialmente e attraverso un percorso, no, di cui tante abbiamo nominato tanti pezzi, siamo passate anche alla costruzione di un collettivo in cui le singole si fondono all'interno del collettivo. Mentre ascoltavo, guardavo, diciamo, il cartello che avete appeso alle spalle, che io tutte le settimane venendo alla casa guardo, e però come tutte le cose che si guardano tanto, a volte si perde, in qualche modo, insomma, si dimentica di leggere con attenzione, si danno alcune cose per acquisite, e continua a esserci scritto davanti a noi ogni giorno qui dentro: una casa per te, una casa per tutte. Veniva ricordata Michela Murgia, che ci diceva: è femminista se serve a tutte le altre, non è femminista se serve solo a te. Veniva ricordato il discorso di Nilde, che diceva: io non sono qui per me stessa, ma sono qui sulla forza delle altre e per tutte le altre. E su questo vorrei anche aggiungere un pezzetto, a proposito di questa rete di donne che si muove nel mondo, in questa città, nel nostro paese. Ieri sera all'Isola Pedonale del Pigneto, io in un pezzo, diciamo, della mia vita, organizzo un festival che si chiama Inquiete, che ormai facciamo da circa 10 anni, ed è un festival di letteratura di donne. Ieri abbiamo fatto un appuntamento al Pigneto con questa scrittrice che si chiama Cristina Rivera Garza, che è una scrittrice messicana che è stata pubblicata da Sur e che io vi invito a leggere se non l'avete letta, con questo romanzo con cui è uscita di recente, che si intitola L'Invincibile estate di Liliana, in cui racconta la storia di sua sorella vittima di femminicidio all'età di 20 anni. Dopo 30 anni lei è riuscita a raccontare questa storia. E ieri sera io mi guardavo intorno, l'Isola Pedonale del Pigneto, che per chi la conosce sa essere una bolgia, era completamente sospesa in un silenzio irreale, con 300 donne e 300 uomini. Questa è una cosa di cui dobbiamo ricordarci sempre la centralità e l'importanza, e la piazza del 25 novembre ce l'ha restituita, a ascoltare una presentazione di un libro, ma soprattutto il dibattito che ne è scaturito su
appunto il femminicidio, il patriarcato e diciamo, come stiamo trasformando il mondo. E anche ieri sera una delle cose che emergeva era esattamente questa, cioè che violenza di genere, patriarcato e in tutte le declinazioni di queste battaglie di cui continuiamo a parlare, da sole è impossibile affrontarle, insieme invece è possibile andare lontano, ed è quel lontano in cui stiamo andando ed è quel lontano da cui è cominciata questa storia. Ciascuna di noi dentro al flusso di questa genealogia continua a dare un contributo. E chiudo ponendo l'attenzione su un altro punto che è molto strettamente collegato e che secondo me è la cosa più importante rispetto all'uguaglianza, alle diseguaglianze, alla parità e anche a che cos'è una democrazia paritaria che sia non nominale ma sostanziale, è che noi siamo portatrici attive di diseguaglianze che abbiamo tatuate sulla pelle da secoli, da decenni e di cui continuiamo ad incarnare. E quindi il fatto, come ci racconta anche la storia di Nilde Iotti, di ricordarsi sempre dell'onere e dell'onore e della responsabilità che ciascuna ha nel suo piccolo, non solo di portare l'asticella un po' più in là, ma di farsi portatrice e memoria di tutte le diseguaglianze, di tutte le donne che sono al di fuori delle aule dove, e dei luoghi dove ciascuna di noi ha il privilegio di entrare e di poter incidere. Io credo che questo sia l'insegnamento più importante e più potente che non dobbiamo mai dimenticare. Ma non avevo intenzione, sono venuta per ascoltare. Io sono stata coordinatrice di quel gruppo interparlamentare proprio nel momento in cui Nilde Iotti era uno dei fari delle donne italiane, certamente una delle più importanti. Dico solo due cose in particolare, perché Livia ha fatto una lezione effettivamente sulla storia di Nilde, su tutti i punti. A me interessa sottolineare due aspetti, sentendo anche quello che chi mi ha preceduto. Due punti, che sono dentro poi un assalto che è avvenuto alla politica in connessione anche alla globalizzazione, e che noi spesso, anche donne di sinistra e uomini di sinistra, non abbiamo posto un argine all'antipolitica. Lo sapete, insomma, chi vi conosce è tanti anni. L'antipolitica, l'antipartitismo ha indebolito i diritti e ha indebolito anche i diritti delle donne. Qual è il punto, secondo me, due punti importanti di Nilde Iotti che oggi potremmo effettivamente per me riprendere? Nilde Iotti era una donna che tendeva a spostare i rapporti di forza, cioè l'essere donna lo interpretava, essere una dirigente politica, lo interpretava come una funzione che spostava i rapporti di forza a favore, per esempio, delle donne. Secondo aspetto, per farlo, lei ha dato una grandissima mano anche a noi, la generazione di Berlinguer. Noi siamo entrati nell'87, la generazione di Berlinguer che è dietro la Carta delle Donne. Sono le due, diciamo, la nostra generazione, io divenne appunto coordinatrice proprio in quegli anni, il rapporto tra generazioni. Vorrei prendere questi due aspetti rapidamente. Il primo aspetto, io non credo che oggi le donne italiane, diciamo così, abbiano aumentato le proprie chance di vita. Allora c'è da chiedersi se la rappresentanza politica delle donne sia una rappresentanza politica che è stata in grado o si ponga il problema di spostare i rapporti di forza a favore dei diritti delle donne. Un conto all'emancipazione, ci possono essere tante donne, anche di valore, che fanno politica. Altra cosa è la dimensione di collettiva
appunto, che deve mirare a portare qualcosa in più, cioè l'aborto, il divorzio ad esempio, o tutte le questioni legate al lavoro, non sarebbero stati possibili senza un incontro tra generazioni e anche tra date da un piglio, una cazzimma forte delle donne allora, che impose anche al partito, ai partiti di sinistra, imposero quelle battaglie. Senza le donne non sarebbe avvenuto. Oggi mi chiedo quale battaglia di fronte a noi esiste per cui le donne si spendano e dicono: io sono parlamentare sono il rapporto alle donne italiane, e alle donne italiane io gli sposto rapporti di forza sui suoi diritti. Questo io lo vedo un problema aperto. Seconda questione è la questione tra generazioni. È evidente che se tu rescindi il rapporto tra generazioni, le generazioni attuali sono più deboli, perché tu vai avanti se hai le categorie anche del passato. Non è che la storia inizia ogni giorno, tu poi le innovi anche profondamente, ma tramite quelle categorie c'hai un quadro di riferimento culturale, storico, di cultura politica, che ti consente di guardare la realtà attuale e di proporre delle idee o delle proposte che siano in avanti, ma perché sai quello che c'è stato. Io, un esempio banale, quando preparai la proposta di legge sul femminicidio, ci lavorammo 2 anni, la prima proposta di legge, la Buongiorno fece un articolo, quindi un impianto molto solido. Ho visto che anche oggi, se non andiamo a vedere quella proposta di legge, è molto più vasta, perché c'è stata una cesura, la rottamazione, che bisogna dircelo, io lo dico con molta serenità, a cui hanno partecipato attivamente molte donne giovani, sono state interpreti, cioè sono state protagoniste attive del concetto di rottamazione, e questo ha in qualche modo interrotto il rapporto tra le generazioni e ha reso le donne più deboli, secondo me. Le nuove generazioni le ha rese più deboli. Quindi ecco, finisco. Nilde Iotti è una personalità grande perché è stata grande quando, diciamo, su alcuni temi fondamentali ha spostato i rapporti di forza dei diritti delle donne, e è stata grande anche quando, come donna, anche nelle istituzioni con un piglio ha dato un contributo a rinnovare il paese. Grazie. Non voglio fare l'autoritaria, però siccome ci sono persone che hanno cresciuto Nilde, Puglia, insieme, mi sembra utile una vostra testimonianza. Poi da giovani, chi è che prende la parola? Fulvia? No. Graziella? No, grazie. Caterina Sacrota. Una giovane. Chiudiamo con una giovane. No, per carità. Grazie davvero per queste riflessioni, per le riflessioni che sempre la Fondazione condivide anche con le più giovani. È acceso. Ok, mi avvicino un po' di più che ho anche la voce bassa. Grazie per le tantissime riflessioni condivise che hanno anche un ruolo di stimolo, no? Su la differenza e i punti invece comuni tra diverse ondate di femminismo, perché oggi ci sono tante ragazze giovanissime, molto più piccole anche di me, che si approcciano al femminismo quasi fosse una scoperta nuova. Invece è utile e importante ricordare che c'è una storia e anche trovare con pazienza, che è un carattere della cura e che è un lavoro che Livia non si stanca mai di fare verso di noi e la Fondazione anche, di trovare dei punti comuni che per esempio nella discussione di questa sera hanno a che fare con un personale che diventa politico, come nella storia di Nilde Iotti, come nella storia di tante femministe, e come anche oggi, più magari sugli aspetti della liberazione dei corpi dagli stereotipi, nelle relazioni interpersonali che richiedono nuovi equilibri per liberarsi anzitutto dalla violenza, ma da ogni forma di violenza, di oppressione. E ci sono tanti spunti che attengono anche a
un simbolo che si può portare attraverso il proprio personale anche come tipo di leadership politica. Veniva citato ovviamente il caso della segretaria del Partito Democratico, Elish Line, che porta in questo suo personale, che però è attivismo politico, è leadership politica, almeno due aspetti secondo me di rottura. Il primo è l'esercizio di una leadership in modo totalmente diverso, rassicurante per le altre donne, perché almeno a me, che sono di poco più giovane di Ellie, ma vedo anche a tante ragazze molto giovani, dà quasi la serenità che ci sia un'altra figura, un'altra persona che sta facendo una battaglia per te. Ed è questo forse il senso più concreto anche di aprire la strada alle altre donne, all'opposto di come vediamo fare dalla Presidente del Consiglio, per cui c'è anche l'ideologia dietro le politiche delle donne che devono scalpitare e farsi da sole in un mondo di maschi con atteggiamenti maschili e con battaglie di forza. E credo poi che ci sia anche una riflessione che si applica a questa leadership di Elish Line, che ha a che fare con una storia del femminismo e un nuovo approccio olistico, cioè di rendere una visione di genere una visione universale e portare questo per esempio ai temi dell'ambiente, a come il maschilismo e il patriarcato siano anche la nostra economia, il nostro modello di sviluppo, in cui si punta tutto all'obiettivo, alla produzione, ma non si guardano alle esternalità che vengono prodotte nel processo. E questi credo che siano spunti molto importanti, ma da tenere presenti in tutte le politiche pubbliche che si vogliono sviluppare. Ed è forse anche un passaggio in più, ulteriore, rispetto ovviamente all'affermazione dei diritti delle donne, che purtroppo è ancora strettamente necessaria, e fa un po' impressione che dei risultati importanti come la percentuale di donne elette, la partecipazione politica femminile, abbiano dei dati tuttavia similari oggi, per esempio nelle elette in Parlamento, anche da parte del Partito Democratico, e questi sono grandi temi irrisolti, ma anche delle contraddizioni che dimostrano che c'è ancora molto bisogno di un impegno delle donne, di un impegno femminista nella società e nei partiti. Quindi grazie davvero per queste riflessioni. E mi viene in mente, per chiudere, una lettera che scrive Natalia Ginzburg a Alba de Céspedes nel 1948, che mi viene in mente questa lettera che Natalia Ginzburg scrive nel 1948 ad Alba de Céspedes, in cui parla del pozzo in cui cadono le donne, un'esperienza di tristezza, di malinconia che attraversa un po' la vita di tutte le donne, a prescindere dal ceto sociale, dal percorso formativo, di vita. E si tratta però di una fase di tristezza, di malinconia, che non ha a che fare solo con la propria storia individuale, con il proprio vissuto, ma anche con secoli di subalternità che sono un'esperienza collettiva. E un primo punto importante è proprio quello che dice Natalia Ginzburg: qualunque essere umano non abbia attraversato questa profondità, questa tristezza, questa malinconia, non può avere una conoscenza dell'essere umano così profonda da rappresentare gli altri. Questo ha a che fare molto con le leadership, lo vediamo da Trump a Putin, quali siano anche gli effetti di leadership maciste, maschiliste sul mondo. E l'altro tema è proprio come si esce dal pozzo, come dal proprio vissuto si riesce ad affermare un esercizio dei diritti, anche la consapevolezza di valere nel mondo, di avere un ruolo nel mondo. E in questo, secondo me, l'esperienza collettiva è ovviamente la chiave per riscoprire non soltanto l'impegno, ma anche un proprio valore di sé nella collettività, nella società. Per questo credo che il vostro lavoro, questa discussione, questa mostra siano particolarmente importanti. Grazie. La battaglia che ha condotto Nilde Iotti, no? L'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione si basa sull'articolo 2, quello del principio della solidarietà sociale, politica e economica, che in questo periodo viene a mancare. La solidarietà che invece è stata
che abbatte il pregiudizio, perché non dimentichiamo che Nilde Iotti ha subito il pregiudizio. Io ho avuto mia nonna, che è stata presidente dell'UDI a Cerignola durante la Costituente, e di pregiudizio mi raccontava le donne comuniste, chi lottava ne subiva tanto. Non bisogna nascondere questo, cioè quanto hanno lottato dentro di loro queste donne e per le altre donne, e per avere e per appunto a sottolineare un principio di uguaglianza che si basa sul principio di solidarietà, un principio che in questo momento sta venendo a mancare nonostante ci sia una donna a capo del governo. Non c'è solidarietà economica, non c'è solidarietà sociale se noi non garantiamo una parità che poi di fatto tuttora non c'è, perché abbiamo parlato le leggi avanzate, la politica, e poi c'è la cultura. E nella cultura c'è ancora tanto, tanto da lavorare. Letizia, sì. Approfitto per dire che si è dato una mano alla casa a rinnovare i microfoni. No, io, diciamo, per me è difficile parlare di Nilde perché, diciamo, un pezzo di famiglia, per così esprimerci. Credo che sia molto importante il lavoro che sta facendo la Fondazione Iotti, perché noi abbiamo un disperato bisogno di ricostruire il nostro retroterra. E oggi ce n'è un bisogno veramente importante. Noi basta sentire i talk show, che io sento raramente. Sì, basta sentire i talk show televisivi per rendersi conto che sembra che noi siamo governati da persone che non hanno nessuna relazione, non solo con il paese, che già è un problema, ma con la storia di questo paese. Non solo per chi la vuole negare, non solo per quelli che, come la Meloni, vogliono negare la storia, di fatto ricostruire, rileggere, rivedere la storia repubblicana, ma anche da coloro che non hanno questa e che però non sentono, come dire, la forza della storia che noi abbiamo alle spalle, della storia repubblicana. E da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo essere molto grate alle donne che hanno imposto nell'articolo 3 la dizione di fatto, perché quelle due paroline sono particolarmente rilevanti, perché le costituzioni erano costituzioni di regole. La logica classica della determinazione delle leggi fondamentali erano leggi di garanzia, come dice giustamente Nilde, delle garanzie fondamentali. Quelle parole di fatto cambiano la Costituzione italiana da una tradizionale Costituzione liberale a una Costituzione della democrazia progressiva. Cioè trasformano la Costituzione da un insieme di regole a un programma, cosa che la Costituzione è, viene riconosciuta come tale, no? E questo credo che sia uno dei contributi cruciali delle donne alla storia repubblicana, perché se noi Nilde raccontava la, Livia raccontava, citava le tappe delle conquiste delle donne nel corso, diciamo, degli 80 anni della Repubblica, tutte le conquiste delle donne sono pietre della costruzione di una dimensione sociale diversa. E questo è un contributo essenziale della storia delle donne, nel senso che le donne, adesso si diceva il punto di vista di genere come un punto di vista generale, no? La storia delle donne italiane è una storia che ha fatto di ogni punto di vista di genere un punto di snodo del modo in cui funzionava la democrazia e nel modo in cui funzionava la trasformazione nel paese.
Questo credo che sia il grande lascito delle donne come Nilde Iotti, come Giglia Tedesco, come le tante, come tutte le donne costituenti, come mia madre, e io, lei mi picchierebbe di fronte a questa citazione, ma comunque dice non lo fare, non si fanno queste cose, però per lo posso fare, e questo secondo me è una cosa molto molto rilevante, e penso che diciamo questo sia anche un compito nostro della nostra generazione, perché non mi ricordo chi ha parlato di appannamento, io penso che noi abbiamo anche dimissionato, rinunciato, pensato che alcune di quelle battaglie fossero troppe, diciamo così, e quindi che in una qualche misura avessero ragione gli altri. Per esempio, la polemica sulla legge sui tempi è tipica, nel senso che la legge sui tempi era effettivamente una legge diciamo di trasformazione radicale anche dell'organizzazione del lavoro, dell'organizzazione delle città e così via, e in una qualche misura abbiamo anche accettato che questo troppo fosse che l'accusa che fosse troppo fosse giusta, e sono molto contenta che le ragazze di Non Una di Meno e le ragazze del femminismo di oggi hanno ripreso questo ragionamento e ricostruiscono invece una critica radicale al modo di vivere. Questo sia molto importante. Penso che sia molto molto importante che anche noi ricostruiamo questa nostra memoria e anche il valore profondo che c'è dentro questa nostra memoria. Di tutte, ti segnalo questo libro, leggi le cose.